Buongiorno a tutti, sono Patience, vengo da Nigeria. Benvenuti alla cucina del vicino. Oggi vi presento una delle piatte di Nigeria che si chiama fried rice. Adesso vi mostro gli ingredienti di questo piatto. Questo è peperoni e carote, curry, questo è pollo e tocchino. Olio di girasole, riso, fagiolini, piselli, sale, dado e fagato, cipolla, peperoni, ebanero e timo. Preparazione bodo di tocchino. Questo è la mia pollo e tocchino e poi metti dentro pentola. E poi metti curry, cucchiaino di curry, cucchiaino di sale, cubetto di dado e poi metti timo. Mischiamo tutti gli ingredienti dentro pentola e poi aggiungiamo il cipolla. Togliamo il cipolla dentro pentola di tocchino. E poi lascia in pentola un po' 5 minuti. Aggiungiamo un litro e mezzo di acqua. Amalgamare tutti gli ingredienti di pentola. Lasciare cuocere per 10 minuti. E poi metti acqua bollente per il riso. 2 litri e mezzo di acqua. Si usa questo riso e questo piatto si fa solitamente con American rice e il riso non scotch mai. Preparazione: tagliato le verdure di fried rice. Tagliamo questo peperone rosso piccolo. Iniziamo tagliato i fagiolini. Taglia piccolo piccolo. E poi iniziare il tagliato i carote, sempre piccolo. E poi metti in pentola qui. Metti il riso dentro pentola di acqua bollente. Lascia per 5 minuti. Abbiamo messo il riso nella pentola per lavare un amido. Adesso prepariamo il fegato. Accendiamo il fuoco medio. Metti acqua dentro la pentola. Dopo ti metti il fegato dentro la pentola, l'acqua che è bollito. Togliamo le tocchine per l'acqua brodo. E poi metti questa acqua in una parte. Adesso metti il fegato dentro acqua bollente. Lascia il fegato per 2 minuti. Adesso il fegato è pronto. Adesso scoliamo il fegato della scolapasta. Ho lavato questo riso tante volte per togliere
l'amido. Adesso aggiungiamo il brodo di tocchino dentro l'acqua di riso. Metti coperto di dado. E il cucchiaino di sale. Cucchiaino di curry. Amalgamare tutti gli ingredienti insieme. Adesso prendi la cipolla, tagliamo dentro il riso. E poi metti peperoni e ba nero dentro. Amalgamare tutti insieme. Adesso aggiungiamo un po' di acqua dentro il riso, dentro la pentola. E coperto in pentola. Adesso mettiamo l'olio nella padella. Adesso friggiamo un tocchino e poi friggiamo il verdura di peperoni rosso, giallo, fagiolini, piselli e carote insieme. Il riso è pronto. Dopo finito, friggiamo il tocchino mentre fegato dentro l'olio. Adesso il fegato è pronto e metti il fegato dentro con la pasta. Le verdure è pronto e poi laviamo questo verdure mentre dentro con la pasta. Adesso il riso è pronto, anche il verdure è pronto e poi metti il riso dentro l'olio dentro la pentola. E poi il verdure è pronto e poi metti dentro la pentola di riso e amalgamare tutte le verdure anche il riso insieme. E poi metti il fegato dentro il riso e verdure. Amalgamare tutti insieme. Il piatto è pronto e il riso è bellissimo.